Alessia Fabiani ha vissuto momenti drammatici col marito, dopo che accuse di violenza fisica e la causa persa in tribunale. Ecco i fatti. L'ultimo capitolo della vita di Alessia Fabiani, celebre attrice ed ex letterina, si configura come un dramma mediatico e personale. Dopo anni di silenzi e sofferenze, Fabiani si trova ora al centro di una complessa vicenda legale che ruota attorno alle accuse di maltrattamenti contro il suo ex marito, Fabrizio Cherubini. La questione si complica ulteriormente con l'indagine per falsa testimonianza a suo carico, un'ingiustizia che la donna sente di subire. «Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio?» si sfoga, evidenziando la frustrazione per il mancato riconoscimento delle sue sofferenze? Il racconto di Alessia Fabiani si intreccia con quello di Fabrizio Cherubini, che si dichiara vittima di un'accusa infondata. L'ex coppia vive ora una battaglia legale che non solo riguarda la verità dei fatti, ma anche la custodia dei loro due figli, i gemelli Kim e Kira. In questa storia complessa e dolorosa, emergono le contraddizioni e le ferite non sanate di una relazione che sembrava promettente. Ma cosa è realmente accaduto tra di loro? Alessia Fabiani e le accuse contro il marito. Cosa è successo? La vicenda prende forma quando Alessia Fabiani denuncia il suo ex marito per maltrattamenti. La donna racconta di una relazione che, inizialmente, sembrava perfetta, ma che con il tempo si è trasformata in un incubo caratterizzato da insulti, aggressioni verbali e fisiche. «Non sei niente, non sei nessuno», le parole di Cherubini risuonano ancora nella sua mente. Nonostante i certificati e le prove raccolte, Fabiani si trova a dover affrontare la dura realtà di un sistema giudiziario che sembra non darle ascolto. La denuncia viene successivamente ritirata, ma il suo significato rimane per lei confuso e carico di paura. «Non volevo distruggere la famiglia», ammette. Dall'altra parte, Fabrizio Cherubini nega strenuamente ogni accusa, sostenendo di essere stato lui la vera vittima. La sua versione degli eventi narra un episodio di difesa dopo un'aggressione di Fabiani, creando un quadro di incomprensione e contrasto. L'aula di giustizia diventa quindi palcoscenico di una drammatica lotta tra le due versioni. Alessia Fabiani ha perso la causa contro l'ex marito, i fatti. La situazione si complica ulteriormente per Alessia Fabiani quando, in primo grado, Fabrizio Cherubini viene assolto dalle accuse di maltrattamento. In quel momento, il quadro si rovescia. Da vittima, Alessia si ritrova nel ruolo di colpevole, indagata per falsa testimonianza. «Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo», dichiara, evidenziando come il suo status possa aver influenzato il giudizio nei suoi confronti. La gravità della situazione è amplificata dalla sua dichiarazione. «Dovevo presentarmi con i lividi visibili per essere creduta?» Fabiani manifesta il suo stato d'animo attraverso parole di sofferenza, cercando una forma di giustizia che pare sfuggirle. Alessia non si arrende e annuncia l'intenzione di fare ricorso, determinata a riprendere in mano la sua narrazione e a combattere nuovamente per ciò in cui crede. La battaglia legale continua, segnata da tensioni emotive e stravolgimenti, mentre la sua vita si intreccia con quella di Fabrizio e dei loro figli. Chi sono i figli di Alessia Fabiani? Al centro di questa intricata vicenda ci sono anche Kim e Kira, i due gemelli che Alessia Fabiani ha cresciuto con amore e sacrificio. La loro presenza rende ogni parola della madre ancor più pesante e carica di responsabilità. «Ci sono sempre stata», ribadisce, rivendicando il suo ruolo di madre e le attenzioni dedicate ai figli nonostante le avversità. L'attrice cerca di mantenere un'apparente serenità per il bene dei suoi bambini, cercando di proteggerli da un contesto che non è adatto alla loro età. La figura materna di Alessia è quella di una donna forte nella sua fragilità, che combatte per riconoscere il valore di se stessa e il bene dei suoi figli. La lotta per la verità e la giustizia continua, in un mondo affollato di giudizi e falsità.